Amici sportivi di Videonola, benvenuti a questo scontro valevole per il trofeo Jack, kermesse amatoriale di futsal che si tiene presso il centro sportivo Maracanà. Con me al commento tecnico Giorgio Lisio. Buonasera a tutti gli amanti del calcio a 5 amatoriale. E a farvi compagnia per il comparto cronaca Gian Domenico Piccolo. Oggi sfida fra Manchester City ed Everton, due cenerentole di questo torneo, ma che si stanno comportando molto molto bene, vero Giorgio? Sì, stanno stupendo, anche se il Manchester City ultimamente ha subito un calo in classifica, ma entrambe le squadre hanno il potenziale per poter stupire. Vediamo la partita cosa ci offre, sicuramente io pronostico tanto spettacolo, Giando. E andiamo ad enucleare nel dettaglio le rose che prenderanno parte a questa fantastica partita in programma oggi. Partiamo dal Manchester City in tenuta bianca che schiera con il numero 8 Marco Mazzone, numero 3 per Alfonso De Lucia, numero 10 per il capitano Nicola Cutolo, numero 1 quindi portiere Antonio Mazzone, numero 2 per Enzo Liguori, numero 7 per Massimo Pastore, numero 5 Francesco Taurisano e con il numero 9 Roberto D'Alia. Andiamo ad osservare la formazione dell'Everton oggi in tenuta blu, l'Everton di presidente Ruggero Giovanni, che è anche capitano nonché calciatore, schierato con il numero 2, fra i pali Severino Fiotti, numero 8 per Giuseppe Brancato, numero 11 per Massimo Piscitelli, numero 5 per Mario Trinchese, numero 4 Alex Alfieri, assente Marco Ciavoli. Giorgio, un commento sulle due formazioni mentre è iniziata ufficialmente la partita con Piscitelli, adesso il City che riparte con Massimo Pastore che tenta subito un tiro. Un commento sulle due formazioni? Giando, sono due squadre molto forti, il Manchester City noto la presenza di Alfonso De Lucia che sicuramente è conosciuto per il ruolo di portiere, però questa volta giocherà in mezzo, vediamo che apporto potrà dare alla sfida, mentre l'assenza clamorosa nell'Everton di Marco Ciavoli, portiere para tutto, vediamo un po' l'Everton come reagirà alla sua assenza. Al posto di Ciavoli c'è Severino Fiotti fra i pali, vedremo come si comporterà il sostituto di Ciavoli, mentre torniamo alla cronaca di questa gara con Alfieri che tenta il tiro, che sibila pericolosamente nei pressi della traversa, ma il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Torna a manovrare il Manchester City qui con un passaggio lungo per De Lucia che c'era sul destro e arriva alla prima marcatura, 1-0 per il Manchester City. Alfonso De Lucia timbra il cartellino, City 1 Everton 0. Vedi, Alfonso De Lucia subito ha portato in vantaggio i suoi, questo lancio da parte della difesa tutto solo ha avuto il tempo di stopparla e infilare il portiere avversario. Implacabile di destro in questo caso, mentre l'Everton ha appena provato con Trinchese a rendersi pericoloso dalle parti di Mazzone. Intanto torna a manovrare il City. De Lucia all'esordio subito importante, subito ha timbrato il cartellino, adesso torna a manovrare il tiro da fuori. Mentre la squadra era totalmente schierata in proiezione offensiva, un tiro velleitario, torna a manovrare l'Everton con Trinchese. Scambia con Piscitelli, c'era sul destro, serve Alfieri, ancora Piscitelli. Piscitelli sul destro, Alfieri pensa al tiro, cerca lo spazio ma viene rimpallato da un paio di avversari. E si torna a manovrare dal calcio d'angolo. Tiro importante questo di Trinchese che ha orchestrato bene con Alfieri, ma la palla si spegne nei pressi del fallo di fondo a pochi centimetri dalla gloria in questo caso. Mazzone torna a manovrare, passaggio in profondità per De Lucia, prontamente affrontato da Ruggiero, coriaceo capitano Ruggiero in questo caso che riparte. Alfieri tenta di illuminare il gioco con un colpo di tacco, ma la sfera termina in un fallo laterale. Piscitelli per Trinchese. Trinchese prova a lasciare sul posto il diretto avversario Liguori, ma si trascina la palla in fallo di fondo. Campo scivoloso, intanto il filtrante in profondità per Pastore. Non ci arriva per questione di centimetri. Giorgio, in queste prime schermaglie sembra che il campo sia comunque viscido e la palla scivola tantissimo. Potrebbe comportare qualcosa di importante nel prosieguo della gara?
Sì, se i giocatori non stanno attenti, i loro passaggi potrebbero essere troppo lunghi, quindi non potrebbero dare alcun frutto. Vediamo un po' se aumenta lo spettacolo. Sto vedendo da parte delle due squadre sicuramente un buon gioco. E infatti, proprio mentre stavamo commentando le condizioni del terreno di gioco qui a bordo campo, abbiamo sentito le voci dei protagonisti di questo incontro che stavano proprio parlando del fatto che il pallone schizzi. Cambio battuta di questa rimessa laterale. Anzi, fallo, punizione indiretta, perché il numero 5 Trinchese ha chiamato la palla con il consueto lascia e non si può. Il regolamento è molto chiaro in questi casi. Intanto la manovra offensiva del City viene impattata da Piscitelli, molto abile nello sventare ogni pericolo. Riparte l'azione, Piscitelli ancora a manovrare, nessuno esce in marcatura, prova il tiro ma viene rimpallato da un avversario, si riparte da Liguori, servito da Mazzone. Pastore agisce sul cerchio di centrocampo, prova a darla in profondità, Ruggiero elegantemente preferisce ripartire da Fiotti. Alfieri, uno contro uno, rimpallato da Pastore, ancora Fiotti, Ruggiero di destro per Trinchese. Piscitelli resta sulle sue, sembrava pronto a partire in profondità ma il passaggio di Trinchese non è stato felice. Liguori, Mazzone, no, si ritorna a manovrare dal cerchio di centrocampo. Pastore sopraggiunge Liguori sulla destra ma perde la palla. L'Everton torna a manovrare, in questo caso Alfieri è stato frettoloso e ha sparato sulle gambe del diretto avversario. Ancora sul destro, prova il tiro, impreciso, non inquadra lo specchio della porta difesa da Mazzone. Ritorna a manovrare il City, oggi in completo bianco. C'è stato un infortunio, sostituzione forzata per il Manchester City. Entra in campo Taurisano. Si riparte da una rimessa laterale per i blu dell'Everton. Alfieri, gesto di sportività, restituisce palla agli avversari. Torna a manovrare la squadra di Manchester. Liguori prova ad imbeccare in profondità De Lucia, che becca fallo, guadagna una punizione da una posizione importante, sembra intenzionato a calciare. Si sistema la sfera con molta attenzione mentre sembra che Fiotti ha chiamato una barriera composta da due uomini, nello specifico da Ruggiero e Piscitelli. Vediamo come si svilupperà l'azione. Il tiro di De Lucia è una rasoiata a filo d'erba, nessuna deviazione, quindi rimessa dal fondo, ma che calcio! Sì, si vede Giando, si vede un'altra qualità, un altro regime di allenamento, un'altra tecnica, può dare solo soddisfazioni a coloro che guardano questa partita, coloro che guarderanno questa partita. Intanto l'Everton ha trovato un ottimo palleggio che però non si è concretizzato, e in questo caso il City, molto impreciso, sparacchi in avanti. Alfieri, sicuramente uno dei più tecnici dei suoi, lascia sul posto Pastore. Taurisano prova col destro e becca all'esterno della rete. Ottimo break di Taurisano, che si presenta così a questa gara. Alfieri prova l'ennesimo tiro dal cerchio di centrocampo ma non inquadra lo specchio, molta imprecisione. Pastore, serve Taurisano, ancora per Pastore, alle praterie davanti, gira per De Lucia, fronteggiato da Trinchese. E qui un contatto, riparte l'Everton, il tiro di Piscitelli finisce di pochi centimetri al di fuori della porta difesa da Mazzone. Risultato ancora fermo sull'1-0 per i bianchi, per il City. Torna a manovrare la squadra di Capitan Cutolo, che non si è ancora impegnato in campo.
rimessa laterale, Alfieri prova a servire in profondità Trinchese, ma passaggio lungo, come dicevamo in precedenza, la palla specialmente su questi passaggi più potenti schizza, terreno viscido, riparte qui il City in proiezione offensiva con Taurisano che serve Liguori, pensa il tiro, preferisce ripartire da Mazzone a sua volta per Liguori. Taurisano, Liguori, ottimo palleggio per De Lucia, serve in profondità Taurisano che prova di tacco, un tocco vellutato che si spegne in rimessa laterale. È una buona iniziativa Giando, una buona iniziativa, ha voluto illuminare questa serata fredda qui al Maracanà, però da apprezzare lo sforzo. Intanto Piscitelli serve Alfieri che pensa al tiro, lo prova. Sarà la quinta o la sesta conclusione di Alfieri, molto impreciso in queste prime frazioni. Sì, lo conosciamo già, ha un buon tiro, è anche capocannoniere anche per questo, sono rinomate le sue forti conclusioni da fuori aria, sta forse prendendo le misure, però nel frattempo non sta dando una buona mano alla sua squadra. Intanto è subentrato in campo Capitan Cutolo al posto di Pastore. Capitan Cutolo molto abbottonato, ha anche un kiwi che nasconde il numero. Intanto continua ad orchestrare bene il City, stavolta con Mazzone. Il tiro di De Lucia, velenoso, si spegne di poco alla sinistra della porta difesa da Fiotti. Intanto Piscitelli, Alfieri, continua il tiki-taka dell'Everton. Ruggiero, Alfieri in profondità per Trinchese che non ha un buon controllo. Cutolo getta il cuore oltre l'ostacolo per tenere in campo questa sfera, ma il pallone termina comunque in fallo laterale. Riparte Alfieri che supera un avversario. Trinchese prova il tiro anche lui, ma da fuori è difficile centrare la porta, specialmente quando il portiere è ben piazzato. Eh sì, ho notato che Trinchese in questo avvio ha centrato poco la porta, molto impreciso, così come il suo compagno Alfieri. Vediamo un po' se con il passare dei minuti riuscirà a riscaldare il suo destro. Anche perché l'Everton sta dimostrando delle ottime doti di palleggio, ma troppo spesso si ferma a dei tiri abbastanza velletari o comunque lontano dalla porta. Sì, anche è anche vero che però il Manchester City si chiude bene. Attenzione qui però. De Lucia e Fiotti qui è abilissimo in uscita, ma Cutolo segna e porta in vantaggio per 2-0 la sua formazione. Manchester City 2, Everton 0. Rete siglata da Capitan Cutolo che timbra il cartellino. Sì, qui Fiotti si è esaltato sulla conclusione di De Lucia, che però sulla ribattuta Cutolo è stato bravissimo con un bel tiro preciso a battere un incolpevole Fiotti che era ancora a terra. Intanto torna a manovrare il City, Maidomo, ancora Capitan Cutolo, lascia sul posto Fiotti e Ruggiero, ma la palla si spegne in un fallo di fondo. Proteste per questo intervento della difesa in maglia blu. Riparte da una rimessa laterale l'Everton con Alfieri che scambia con Piscitelli. Piscitelli ce l'ha sul destro, prova a lasciare sul posto Mazzone, Marco, calciatore di movimento a differenza di Antonio Mazzone, Pipelé della compagine di Manchester. Calcio piazzato in barriera Capitan Cutolo e Mazzone, mentre sul punto di battuta c'è Alfieri che il tiro di destro terrificante e accorcia le distanze l'Everton con questa grandissima punizione di Alex Alfieri. Manchester City 2 ma Everton 1, che risponde presente. Eh sì, Giando ha risposto presente con il giocatore più importante, con Alex Alfieri che si conferma ancora capocannoniere, timbrando il cartellino anche questa sera. Punizione terrificante sì, ma il portiere non è stato perfetto. Proprio il portiere non ha dimostrato delle ottime abilità, ma che disattenzione difensiva, le difese sono larghissime. Manchester City 3, Everton 1, in questo caso ha segnato il numero 8 Marco Mazzone.
No, mi pare sia stata l'autore della rete Dalia, però lo scopriremo nel replay. Ma è stato lasciato fin troppo solo. Vedi, come giustamente detto in precedenza, Everton palleggia bene, ma in difesa non è perfetto come in questo caso. Attenzione, intanto sembra che i tatticismi in questa fase centrale della prima frazione siano andati in pausa. Il gioco si sviluppa con fulgide azioni da una parte e dall'altra. L'Everton ha provato a sua volta a rendersi pericoloso, ma la sfera si è spenta là in fallo di fondo. Torna a manovrare il City con Taurisano che prova a mettere ordine. Serve Mazzone. Ancora palla al piede. Taurisano allarga per Capitan Cutolo, che viene fronteggiato duramente da Ruggiero, ma la sfera termina in un fallo laterale sempre per i bianchi. Taurisano prova ad imbeccare in profondità il numero 2 Liguori, ma torna a manovrare la compagine inglese. Ancora Taurisano, largo sulla destra, prova a servire Cutolo, fronteggiato da Ruggiero. Subentra Liguori, ma riparte l'Everton. Alfieri prova dal centrocampo. Lamenta un'assenza dei compagni e quindi ha provato il tiro di prima intenzione, che non ha sorpreso e non ha destato particolari preoccupazioni per Mazzone. Riparte il City con una cavalcata solitaria che termina di poco al lato. Un tiro importante questo, a seguito di una disattenzione difensiva, lasciato colpevolmente troppo solo il calciatore del City. Riparte l'Everton, Piscitelli, Alfieri che ha provato all'esterno destro, ma la sua azione si è spenta in un fallo di fondo. Liguori, palla al piede per Taurisano, ancora Liguori, orchestrano a ridosso della propria area difensiva. Mazzone tenta qualche soluzione, Taurisano velocizza il gioco con imprecisione. Intanto è subentrato Brancato, tocca il primo pallone a favore di Ruggiero, che ha provato a servirla d'esterno per Piscitelli, ma Liguori ha offerto una concreta opposizione. Ancora Alfieri prova il destro, invece se la porta sul sinistro, lascia per strada Liguori, ma il suo tiro tuttavia si spegne in fallo di fondo. Torna a manovrare il City, ancora Mazzone, una delle sue progressioni. Serve all'indietro Cutolo. Mazzone centrale per Liguori, che di sinistro segna il quarto gol del City. Manchester City 4, Everton 1, l'Italia in avanti i bianchi. Ma è stata una bellissima azione questa, ben concertata. L'Everton pareva un po' correre a vuoto, diciamo rincorrere gli avversari senza trovare il bandolo della matassa, gol inevitabile. Un Everton un po' svagato, potremmo dire, ma con l'ingresso di Brancato dovrebbe esserci più organizzazione difensiva. Sì, anche se in questa occasione Bobbo si è reso protagonista in questa azione offensiva procurandosi un fallo. Vediamo un po' se l'Everton si darà una mossa per recuperare il risultato. Sul punto di battuta ovviamente Alfieri, il destro, c'è la rete del 4-2, una bomba, la dinamite nel destro di Alfieri, e Manchester City 4, Everton 2, accorcia le distanze la squadra blu. Hai detto bene, dinamite, Giando, questa è stata una punizione pregevole, da posizione defilata una vera bomba che si infila nel set. Per Mazzone non ci sono speranze di parate, quindi bella rete, Everton ancora vivo. Una partita spettacolare in questa prima frazione, dove a farne le spese sono state le due difese. 6 reti finora, ricordiamo il parziale, Manchester City 4, Everton 2. Torna il City a manovrare con Capitan Cutolo che batte una rimessa laterale. Mazzone ce l'ha sul sinistro, prova il tiro, c'è l'opposizione di Brancato. Rimessa laterale ancora per i bianchi. Mazzone sul punto di battuta per Liguori. Cutolo riorganizza i suoi, chiama l'azione. Liguori, fase di stallo. L'Everton è schierato bene con Brancato in marcatura forse nata, marcatura uomo per Brancato su Taurisano.
Mazzone, Liguori, cioè l'opposizione di Alfieri, e guadagna un fallo preziosissimo, in questo caso il numero 2 del City. Sul punto di battuta il numero 8, Mazzone. Chiediamo scusa, c'è un errore indistinta, il numero 8 è Dalia. Sul punto di battuta, sinistro, per Cutolo, viene bloccato da Alfieri. Ancora Capitan Cutolo a giostrare la sfera, che si spegne in rimessa laterale. Brancato per Alfieri. Palla piena presa da Capitan Cutolo. Dalia prova il tiro e la piazza nell'angolino basso. Manchester City 5, Everton 2, e Dalia timbra la sua doppietta. Qui un errore di impostazione da parte di Alfieri dell'Everton, ha messo in difficoltà tutta la squadra, deve concentrarsi ed evitare questi errori perché potrebbe scapparci la goleata per i City. Infatti l'Everton rischia l'imbarcata, ma prova a buttarsi in avanti, in questo caso guadagna una rimessa laterale Alfieri, si propone in area Trinchese, ma ancora una rimessa laterale, anzi calcio d'angolo in questo caso. Si sviluppa una rimessa laterale dal lato opposto per l'Everton. Trinchese sul punto di battuta. Piscitelli! Ed arriva il terzo gol dell'Everton con Piscitelli. Manchester City 5, ma Everton 3, che dimostra di essere vivo e mai domo. Sì, botta e risposta, bella partita tra le due squadre, solo che il punteggio vede stabilmente di 2 gol sopra il Manchester City, che gestisce la partita anche con qualche affanno, perché l'Everton, ribadiamo, che non è mai morto, mai data per scontata. Intanto Pastore ha provato un'azione da solista, ma la palla si è spenta al lato di Parecchio. Intanto Dalì ha provato a velocizzare per De Lucia, ma il passaggio, il suggerimento è stato impreciso. Brancato lascia sul posto Pastore, serve la sfera per Piscitelli, che fronteggia ancora Pastore, se la porta sul destro. C'è stata una deviazione, ci sembra, di Dalia, e la palla si spegne lemme fra le braccia di Mazzone. Liguori ancora per Dalia. Piscitelli, il break, non riesce a gestire la sfera, tuttavia il calciatore dell'Everton, brancato in marcatura su De Lucia, e il numero 3 del City è costretto a velocizzare il tiro con contestuale imprecisione. Piscitelli ribattuto da un avversario che si è molato. Dormita clamorosa di Alfieri, e Pastore porta a casa il sesto gol del City. Manchester City 6, Everton 3, che disattenzione difensiva. Sì, il protagonista di questa disattenzione è ancora Alfieri, che è andato troppo morbido su quel pallone. Pastore invece ci ha creduto, caparbio, ha rubato il pallone al numero 4 dell'Everton e ha infilato il portiere per il 6-3. Intanto Brancato prova l'azione solitaria, il tiro si spegne alto, torna a manovrare il City. Taurisano per De Lucia, fronteggiato da Alfieri. Piscitelli ce l'ha sul destro, fronteggiato da Taurisano, cerca un'improbabile soluzione per Trinchese. Riparte il City con Liguori in profondità per Pastore, ottimo aggancio, ce l'ha sul destro il tiro, si immola Brancato. Alfieri, riparte l'azione dell'Everton con Alfieri che prova il tiro, ma viene fronteggiato e rimpallato da Taurisano. Piscitelli perde lo scontro tutto fisico con De Lucia. Taurisano, passaggio un po' breve per Liguori, costretto al body check con Trinchese. Piscitelli ce l'ha sul destro, arriva il gol del 6-4. Una letalità del 100% da parte di entrambe le formazioni. Manchester City 6, Everton 4, e su questo gol di Piscitelli termina la prima frazione di gara. 10 gol. Sicuramente una partita da over questa, Giando, per gli amici amanti della classica bolletta. L'Everton, che lo spettacolo offerto dalle due squadre è sicuramente positivo. L'Everton deve mettere
deve mettere un attimo sotto controllo certi errori difensivi che possono costare caro, mentre per quanto riguarda il Manchester City sta gestendo bene la partita, stiamo vedendo veramente grandi azioni da Kudolo e compagni. Che spettacolo al Centro Sportivo Maracanã, sul punteggio provvisorio di 6-4 a favore del Manchester City ai danni dell'Everton, linea alla regia.